Ciao ragazzi, eccoci qui, siamo giunti a questa nuova diretta sul nostro canale Facebook, una diretta che riguarda appunto i consigliati della 31ª giornata. Avremo con noi ospite Davide Michele che abbiamo già avuto tempo fa in diretta con noi. Abbiamo scoperto che è un fantallenatore, lo facciamo entrare un attimino in attesa. Eccoci qua. Ciao Davide, benvenuto, come stai? Ciao, tutto bene, grazie, molto bene, grazie dell'invito. Bene, grazie a te per aver accettato la nostra diretta. Siamo, come sai, un sito di fantacalcio, siamo vicini alla 31ª giornata che inizierà stasera tra un'oretta alle 19:30 con l'anticipo Lecce-Lazio. Ti faccio subito questa domanda: com'è stata la ripresa di questo campionato? Hai visto delle differenze al di là chiaramente del fatto delle porte chiuse? Anche a livello fantacalcistico, che sensazioni hai avuto in queste prime giornate? Ma sicuramente abbiamo avuto delle sensazioni diverse rispetto a come l'avevamo lasciato. Vedere, come ha detto te giustamente, un campionato di Serie A a porte chiuse, senza spettatori, è un po' strano, no? Lo potevamo ammettere per una, due partite massimo, invece così da qui alla fine si andrà avanti senza pubblico. Non è un bel vedere, perché non è un bel vedere, però si fa di necessità virtù. Per noi fantallenatori sicuramente è molto più difficile, perché sono partite dove c'è il rischio alto che qualcuno si possa far male, visto una condizione fisica non diciamo che ci sono stati pochi infortuni a livelli muscolari, e questo già ci fa ben sperare. E anche il fattore casa, diciamo che è andato un po' a, come si suol dire, a farsi benedire, nel senso che di solito chi giocava in casa, ammetto questo giocatore che gioca in casa, ma ultimamente, anzi quasi più le squadre che giocano in trasferta vanno a vincere. Un esempio, il Bologna che ha vinto in casa dell'Inter, che sarebbe magari potuto succedere comunque, però il fatto che si gioca in un San Siro vuoto, con le voci, si sentono tutte le voci, anche questa è una situazione nuova, soprattutto per chi come me è un telespettatore, tu magari avendo giocato sai un po' che cosa si dice in campo, in questo caso si sente tutto, quindi anche questo un po' va a cambiare le dinamiche. Beh, sicuramente, chi gioca fuori casa è molto più agevolato rispetto magari a chi gioca in casa, perché una squadra che va a affrontare una partita fuori casa deve affrontare anche un pubblico che poi ti può mettere in difficoltà e ti può togliere anche delle certezze, no? Come detto te giustamente, l'Inter che contro il Bologna perde 2-1 in casa, che è una partita tra virgolette da stravincere, visto che erano in 10 contro 11, un rigore sbagliato e subito dopo c'è il pareggio e pure la beffa del 2-1, una squadra che gioca molto bene, perché è una squadra che gioca bene il Bologna, nelle ultime circostanze sta facendo delle grandi partite, ha dei giovani interessanti, ma nessuno si aspettava che l'Inter perdesse 2-1 dopo tutto quello che si era prospettato anticipatamente. Soprattutto col Bologna in 10 e col fatto che l'Inter stava vincendo 1-0 e aveva la possibilità di raddoppiare con il rigore sbagliato da parte di Lautaro Martinez, uno dei giocatori quasi semi-top dell'attacco, che sicuramente non avrà fatto contenti i fantallenatori che l'hanno schierato. Tu hai per caso Ma no, Martinez? no, io avevo Parrov e non l'ho schierato, Perché quindi era Martinez non ce l'avevo. difficile. Qual è il Sì, tuo era attacco? difficile. L'attacco qual è? Guarda, il mio attacco, io davanti ho Immobile, Insigne, Berardi, Parrov, Cornelius e Pandev, che è un giocatore che non sembra, ma è un giocatore che fa sempre gol quando subentra o poi gioca, quindi È vero. grande, grande esperienza dietro. Questo sicuramente. Ti leggo una domanda di un nostro utente. Quanti più tre di Re David? La domanda è questa: in questo campionato, ok, 2019-2020, il David di Michele che segnava abbastanza, perché comunque sai benissimo che eri uno dei giocatori, magari che non giocavi per il capocannoniere, ma eri sicuramente un ottimo secondo o terzo slot. In un campionato come questo, sicuramente la tua media sarebbe alzata, ti segna sicuramente di più rispetto a prima.
Sì, sicuramente si segna molto di più, si gioca molto di più, ma soprattutto nulla togliendo a tutti i giocatori che ci sono adesso, quando giocavo io c'erano dei difensori di grandissimo livello e quindi era anche più difficile fare gol. In questo momento che la qualità si è un po' abbassata, anche perché i giocatori magari scelgono destinazioni diverse perché ci sono dei soldi maggiori disponibili rispetto magari all'Italia, si va anche a trovare meno qualità a livello difensivo, anche se ci sono degli ottimi giocatori in Serie A, perché nulla togliendo, però vuol mettere a giocare contro Maldini, Thiago Silva, Nesta, Samuel, Stam e tanti altri, vedere magari alcune difese di queste squadre sono totalmente diverse a quelle che c'erano prima. Sicuramente avrei potuto fare molti più gol, come magari non avessi fatti, però sono più le percentuali che magari potessi fare molto più. Esatto. Ti leggo questa domanda di un nostro utente. Qual è il tuo giocatore preferito al Fantacalcio? Hai un giocatore al di là della produttività a livello fantacalcistico che ti piace, oppure vai solo a vedere a livello bonus, ecco. No, io bonus, quelli servono sempre perché poi i calciatori bonus sono fondamentali, no? Per vincere un campionato. In questo momento quello che mi piacciono le scommesse e quindi cerco anche di valutare le scommesse con giocatori nuovi, magari meno sconosciuti. Facciamo Malinowski, che è un giocatore che nessuno conosceva, nessuno si aspettava che potesse fare quello che sta facendo nell'Atalanta, come tanti altri, come Gosens, come lo stesso Barro, perché sì, si prospettava un giocatore importante, è andato via dall'Atalanta, si potesse perdere per strada, invece Mihajlovic lo sta gestendo alla grandissima e i risultati si vedono. Quindi sono un Sembra un po' più. giocatore, Esatto. Dimmi, dimmi. sono un fantallenatore che cerca la novità, la news, rischia, ma soprattutto poi ci sono delle certezze che quelle ce le devi avere. Altrimenti non lo vince il campionato, è quello Infatti. sicuramente. Mi ricorda il discorso di Barro, quello che successe lo scorso anno con Orsolini, perché con Inzaghi non giocava, è arrivato Mihajlovic. Gli ha dato coraggio, gli ha dato comunque anche un po' di grinta, sicuramente, come fa Sinisa. E Orsolini l'anno scorso ha fatto tantissimi gol. Barro, che comunque si vedeva il potenziale, perché comunque anche all'Atalanta, soprattutto i primi anni, quando entrava era determinante, nell'ultimo anno era un po' oscurato, d'altronde aveva davanti Zapata, Muriel, Ilicic. Io penso che chiunque davanti a questi giocatori, un giovane di 20 anni, fondamentalmente, è ovvio che si trova un attimino in imbarazzo. A Bologna probabilmente ha trovato la dimensione giusta e soprattutto l'allenatore giusto. Beh, sicuramente sono due cose fondamentali. Quando tu trovi la dimensione giusta, con un allenatore che ti sa capire, ti sa tirar fuori tutto quello che tu hai dentro, penso che se, per un giocatore è il massimo che gli potesse capitare. E questo sta avvenendo. Ma Mihajlovic è un allenatore che sa gestire alla grande i giovani, ma soprattutto li sa guidare. Perché quella è la cosa più importante, saperli guidare, saperli tirar fuori quello che loro non riescono a tirare fuori, magari loro non sono neanche consapevoli di tutte le qualità che hanno internamente e devono trovare le persone giuste che possono aiutarli a far sì che queste le tirano fuori. E Mihajlovic penso che sia uno di quegli allenatori che riesce a tirar fuori il meglio da ogni giocatore. È vero, è vero. Assolutamente d'accordo con te. Ti leggo questa prima domanda di un nostro utente. Una a centrocampo tra Pasalic, Nainggolan ed Eriksen. Ma in questo momento io prenderei Pasalic perché l'Atalanta sta avendo un momento straordinario di condizioni, di forma, di entusiasmo e Pasalic sta capendo quello che gli ha chiesto Gasperini, perché inizialmente Pasalic giocava e non giocava, in questo momento sta giocando molto di più perché è entrato di più nel vivo del gioco e nella mentalità di Gasperini. E poi anche un giocatore che si è saputo anche adattare, perché può giocare sia in mediano al posto di De Roon o Freuler, sia anche come trequartista al posto di uno tra Gomez e Pasalic, e può giocare anche insieme a E Malinowski. secondo me può fare anche la punta all'occorrenza, di verità, perché è un giocatore molto intelligente.
È vero, è vero. Ti leggo quest'altra domanda da parte di uno studente e li vado a prendere direttamente dal post che abbiamo fatto nei vari social riguardante appunto le domande a te e ti chiedo. Allora, prima domanda. Zielinski o Nainggolan? Ma in questo momento Nainggolan lo vedo un po' indietro di condizione. Il Napoli sta crescendo molto e quindi direi Zielinski in questo momento. Ok. Teo Hernandez o Di Lorenzo? Guarda, per amicizia dico Di Lorenzo perché è un giocatore che ho avuto il piacere di giocarci da giovane, quando era alla Regina, e già avevo capito che poteva ambire a grandi livelli. Gli ho anche detto, è un giocatore che aveva già la testa sulle spalle, grande forza, grande tecnico, ma soprattutto grande intelligenza, e l'ha sfruttata al meglio, e sta meritando tutto quello che sta creando indietro. Teo Hernandez è un giocatore importante, che fa tanti gol, e quindi sarebbe facile dire Teo Hernandez, ma per amicizia e per stima dico Di Lorenzo. Perfetto. Tre tra Hernandez, Lirola, Strigel Larsen, Young, Radu e Mario Rui. Te li dico? Sì, devo Allora, dire tre di questi. tre difensori tra questi. Quindi tra Theo Hernandez, Lirola, Larsen, Young, Radu e Mario Rui. Allora direi Teo Hernandez, sicuro, Ok. Ashley Young, Ok. Lirola è un po' sottotono, direi in questo momento Strigel Larsen, che è Esatto, di beh. quelli che sta giocando un po' meglio. Anche perché l'Udinese gioca a Ferrara con la Spal, quindi diciamo uno scontro salvezza, e la Spal in questo periodo sta subendo parecchio, quindi chissà che Strigel Larsen non possa anche portare un assist, che è da un po' che non lo porta. Diciamo rispetto agli scorsi anni Sì. ha un po' diminuito il suo range di assist. Ti leggo un'altra domanda, Davide. Allora, due, ne devi scegliere due tra Verdi, Castrovilli, Chiesa, Perotti e Traoré. Allora, Castrovilli, Chiesa, Perotti, Traoré, Verdi, Verdi, questi qua, questi Verdi, cinque. Castrovilli, Chiesa, Perotti e Traoré. Allora, io direi sicuramente Chiesa, perché è uno di quelli che gioca sempre, della Fiorentina è un giocatore importantissimo insieme a Ribéry. Tra quegli altri, Castrovilli è un po' in ascesa rispetto agli altri. Però confido nella forza mentale, nella grande voglia di questo ragazzo che ha dimostrato nell'arco degli anni di saper tirar fuori il meglio e magari è riuscito anche a soccombere ad alcune lacune da 2 anni negativi, i primi anni quando lo era sulle ali sulla cresta dell'onda e poi dopo si era un po' perso ed è uscito fuori. Ed è un giocatore importante per la Fiorentina perché è fondamentale, quindi dico Castrovilli e Chiesa. Ok, quindi due della Fiorentina contro il Cagliari. Tutti e due, tra l'altro, dovrebbero giocare dal primo minuto. Chiesa e Castrovilli a Parma sono partiti tutti e due dalla panchina per turnover fondamentalmente. No. Quindi sicuramente domani saranno titolari nella sfida contro il Cagliari. Un'altra domanda ci chiedono: due ne devi scegliere tra Lasagna, Lautaro Martinez, De Frel, Milik e Mertens. Allora, sicuramente dico Lasagna che in questo momento è il giocatore più in forma di quelli che abbiamo citato e quindi ribadisco che l'Udinese poi gioca anche a Ferrara, una squadra che deve vincere ma deve stare attento perché l'Udinese in contropiede con Lasagna è devastante. Poi c'è sempre l'incognita a chi gioca Milik, Dovrebbe giocare io Mertens questa volta, che con la Roma ha Mertens. fallito Milik, quindi. E confido in Mertens perché vuole aumentare il suo record di gol già superato 2 o 3 settimane fa, e quindi anche perché domenica sera, l'altra sera, non ha fatto gol contro la Roma, e di conseguenza avrà il dente avvelenato. Quindi Speriamo. dico Mertens. Ok. Quindi Lasagna e Mertens, E perfetto. Mertens. Altra domanda, questa volta che è arrivata su Instagram, ne devi scegliere sempre due tra Cialanoglu, Berenguer, Verdi, Nandez e Alan. Due.
2, quindi dico io dico Berenguer sicuro, perché Berenguer è un giocatore che sta facendo veramente molto 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 bene, anche se il Torino non sta avendo risultati positivi, però è uno di quei giocatori insieme a Belotti che sta andando sopra la media e si sta mettendo in evidenza. E quindi poi l'altro voglio mettere Haaland, che penso che questa sera possa giocare e quindi avrà tanta voglia di riscatto in questo Napoli e vuole dimostrare tanto sia a lui ma soprattutto al suo allenatore che magari dopo delle circostanze un po' particolari, un battibecco, si sta facendo largo, ecco. Quindi dico questi due. Perfetto. Uno tra Lirola e Dean City ha già titolare Gosens e Mancini, quindi devi scegliere uno tra Lirola, Dean City ha già Gosens titolare e Mancini. Io direi Gin City, perché l'Atalanta è dietro a una mentalità tale che chiunque giochi fa bene e quindi stanno sulla cresta dell'onda e pure stasera è una partita difficile contro la Sampdoria, ma sicuramente vorranno aggredirla, anche perché la Sampdoria non ha quei giocatori che possono metterla in difficoltà a livello di velocità e quindi penso che questo stasera Gin City e poi uno anche che fa gol sul calcio d'angolo di punizione, Esatto, quindi può infatti essere poi i tre sempre. centrali salgono a turno, si trovano molte volte davanti alla porta, quindi anch'io direi che il giocatore atalantino si può assolutamente schierare, anche se ha già Gosens, perché comunque sappiamo che l'Atalanta è una macchina da gol, quindi ha superato le 100 reti, quindi chiunque può andare a rete. È arrivato qui un altro messaggio, sono uscite le ufficiali della Lazio, Milinkovic, Savic è out, lo schiero comunque, bisogna capire anche chi sono le alternative. Però uno come Savic. Ma io penso che anche era giusto, perché doveva tirare un po' il fiato, visto che tira la carretta da quando è iniziato questo campionato dopo il corona, questo nuovo campionato dopo il coronavirus. Però è un giocatore che sicuramente Inzaghi farà entrare. E io penso che lo possa schierare dall'inizio, perché è un giocatore che può fare gol in qualunque momento. E quando vuole su calcio d'angolo, calcio punizione, tiro di inserimento, di tutto. Quindi penso che a partita in corso può essere un giocatore che può anche spezzare i tempi. Perfetto. Andiamo a un altro messaggio. Allora, tre tra Ilicic, Ibrahimovic, Belotti, Insigne, Tiramonti e Sanchez. Te la lascio davanti così la puoi leggere. Quando ci arrivano qua sotto, te la posso inviare direttamente. Io dico sicuro Belotti, sicuro secondo me Sempre. senza Ilicic, sicuro perché stasera sicuramente spero che possa giocare dall'inizio, perché sono tre partite che non gioca dall'inizio dopo magari avere qualche fastidio muscolare. E poi dico Insigne, perché Insigne dopo il gol dell'altra sera con la Roma avrà voglia ancora di far gol. Sanchez gioca e non gioca, non si sa per questo conflitto tra Lautaro e lui, e Pinamonti anche se sta facendo molto bene, però questi tre penso, Insigne, Ilicic e Belotti sceglierei. Ok. Ibra, come lo vedi? Ma Ibra l'ho visto l'altra sera e ti dico che è un giocatore che fa sempre paura, perché è un giocatore molto grosso e quindi è sempre difficile marcarlo. E si è mosso anche tanto, però lontano dalla porta. Il fatto che lui batte i rigori sicuramente lo aiuta, però contro la Juve penso che possa fare un po' di fatica, visto la sua condizione fisica, non quella mentale, perché quella mentale è Eh un beh, eh alieno. sì, questo sicuramente. Anche perché comunque anche contro Stracoccia gli è andata bene, perché la stava sbagliando il rigore. Anzi, diciamo che il rigore era sbagliato, poi Stracoccia gli ha dato, diciamo, il colpetto per riportarlo in rete. Infatti, lì non si è capito perché non abbiano dato autorete a Stracoccia, perché il rigore era parato. Lui poi col ginocchio l'ha portato in rete. Sì, Però. infatti è stato strano. Meglio così perché ce l'avevo io stracoscia, se no da meno 3. Però era più 3 il rigore parato e poi ha subito 3 gol, quindi si sarebbe azzerato. Così invece ha preso 6 meno 3. Te lo dico perché anch'io avevo Però stracosta. Infatti ho detto sarebbe stato anche autogol, quindi non più 3 sarebbe meno vero. 2, più 3 meno 2 sarebbe stato. Sì.
sarebbe stato un più uno. Esatto. Andiamo a quest'altra domanda. No, questa te l'ho già letta. Eccola qui. Allora, 4 tra Pulgar, De Paul, Berenguer, Pjanic, Lazovic e Candreva. Devi scegliere 4. Beh, sicuro Berenguer, perché l'ho detto prima che quello sta più in condizione. Sceglierei De Paul e Pulgar. Dopo la doppietta di domenica a Parma, è un giocatore che batte punizioni e rigori e quindi di conseguenza fa sempre comodo averlo in squadra rispetto magari a Candreva, Lazovic e Pjanic, che sono giocatori che fanno molti assist, ma cioè, il fatto che loro battano i rigori penso che sia meglio. Ne devi scegliere 4, quindi tu hai scelto Pulgar, De Paul, Ah, Berenguer, ne 4. manca un altro, sì, ne manca un altro. Allora direi Lazovic, che è un giocatore che ha Andiamo molta bene. gamba e fa parecchi assist. Eh sì, anche perché comunque con Juric si è trovato benissimo, eh. Faraoni e Lazovic sono i Sì. due laterali che stanno facendo veramente bene al fantacalcio, quindi per chi li ha presi, tra l'altro uno è listato difensore, che Faraoni è listato difensore, mentre Lazovic comunque è stato centrocampista. Prima di rispondere ad altre domande, Davide, vediamo un po' la tua top 11 di questa giornata, per la 31ª giornata. Vediamo un po' chi hai schierato. Hai la formazione davanti? Aspetta che la prendo Sì, anch'io. ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Perfetto, perfetto. Iniziamo dalla... Vai. Per quello che si è visto domenica scorsa e per le partite che possono affrontare, dico Skorupski, che ha fatto una grande partita a Milano, parando, diciamo, due rigori nello stesso tempo, perché dopo il rigore sbagliato di Lautaro Martinez, Gagliardini era un altro rigore in movimento ed è riuscito, anche se gliel'ha tirata verso di lui, però è riuscito a parare due rigori contemporaneamente, quindi è uno stato di forma e Perfetto, in difesa chi schieri? ora in difesa schiero visto Gossens, che è un jolly difensivo ma è anche un'ala Buono. sinistra visto che ha fatto 10 gol, e Eh sì. poi metterei Bonucci, che è un giocatore che è di grandissima intelligenza e giocatore assoluto, quindi e poi schiero Toloi, che è un giocatore che può far gol in ogni momento e ha una media voto molto alta, che è sempre anche è uno anche che fa assist, anche Esatto, se non 4 scrive assist, però sto per fa dire quello, è tanti stato assist. uno dei difensori che ha fatto più assist, quindi andiamo avanti col discorso Atalanta, appunto, come abbiamo ripetuto Giusto, anche prima. giustamente. Esatto, direi. A centrocampo chi schieri? Centrocampo schievo, De Paul, che è uno stato di grazia, non fa gol, però sta facendo parecchi assist e si sta avvicinando moltissimo al gol, sia in casa col Genoa, ma soprattutto a Roma, ci è andato molto vicino. Quindi magari oggi, domani, magari potrebbe essere la Sia la volta volta buona buona. che potrebbe far gol. Poi schiererei Kulusevski, che è un giocatore che sta facendo molto bene a Parma e nelle ultime partite si sta riprendendo a livello fisico, perché era partito un po' indietro e adesso si sta riprendendo molto. E E anche lui questo è una anche bella lui mi ha scommessa fatto di anche due partite. quest'anno. Insieme a tanti altri, lui è una grandissima scommessa, grandissima vittoria per chi ha scommesso su di lui. Quindi, e infatti è Infatti, stato così. L'Atalanta, non a dire, torniamo sempre al discorso Atalanta. Gli ritorniamo ci sempre si lì. sente di vedere. Poi metto Papu Gomez, che è un giocatore che dove lo Infinito. metti sta infinito, e dove lo metti sta, e lui se gioca in porta fa bene anche lì, e penso che Gasperini abbia dato una dimensione importante, gli fa fare quello che vuole e lui riesce a soccombere a tutto. Magari fa meno gol rispetto a prima, perché prima ne faceva molte di più perché giocava molto più avanzato, però è molto più è duttile e importante per la squadra. Piano piano negli E anni lui poi ha dico arretrato il suo baricentro, perché prima era dietro la punta, poi giocava addirittura laterale nel 4-3-3, poi ha giocato trequartista, adesso fa anche il mediano, quindi parte da lui l'azione. Quindi chiaramente, essendo un po' più lontano sì. dalla porta, direi che non gli si può dire niente a Gomez. Potrebbe segnare un Ma po' no, di più, anzi. però a 14, 12 Però assist, quindi è sì. come se fossero 4 gol, quindi ne ha già fatto 6, quindi Sì. diciamo che 10 gol, 10 bonus li ha portati. Non si può dire niente a un centrocampista così. L'ultimo No, sì, infatti. centrocampista. L'ultimo è Zielinski, che
che è un giocatore che sta in crescita, come tutto il Napoli. Non si sa se questa sera giocherà, però anche quando subentra è un giocatore che può rompere la partita, perché ha grandissima qualità tecnica, intelligenza tattica, ma soprattutto ha anche una grande corsa e un gran tiro da fuori area, quindi oggi potrebbe anche risolverla con un tiro fuori area, visto che il Napoli quando attacca, attacca in tanti punti. Eh sì, anche lui non segna da un po', quindi chissà che nella sfida contro il Genoa, un Genoa che subisce almeno 2 gol a partita di media, Zielinski può trovare la zampata vincente, mettiamola così. E il tridente qual è? Il tridente diciamo che è un po' annunciato, Berardi, Immobile e Barrov, perché sono tre giocatori, non Immobile che l'ultima partita era squalificato, però 29 gol quest'anno è una certezza e a Lecce potrebbe sicuramente far gol come la voglia che lui ha sicuramente di far gol, visto dopo la sconfitta di domenica contro il Milan. Avrà il dente avvelenato perché lui non c'era e non ha potuto aiutare la sua squadra. Barrov perché è una condizione fisica invidiabile e Berardi perché ultimamente sta ritornando a grandi livelli. E poi c'è da dire anche che tutte e tre battono rigori Esatto. e questo è una cosa in più. Berardi può battere anche le punizioni rispetto magari agli altri due, ma anche Barrov secondo me può battere punizioni perché in qualche circostanza l'ho visto battere anche punizioni, quindi sono tutte cose in più che possono aiutare per far sì che possano arrivare a qualche bonus in più. Perfetto, te la rileggo la formazione. Allora, Skorupski in porta, Toloi, Bonucci, Gosens in difesa, Kulusevski, Gomez, De Pole, Zielinski a centrocampo. Berardi, Immobile, Barro, il tridente in attacco. Perfetto, assolutamente. È una bella formazione per una Lega 8. Equilibrata. Vediamo un po' quanto farai di bonus questa giornata, Davide. Infatti, questa è una bella curiosità, infatti, dai. Vorrà Avremo dire poi modo. magari se sono capace oppure no. Beh, ci vuole anche il fattore C, Davide. Calcolando che Quello tu in questa sempre. squadra hai parecchi rigoristi. Quindi comunque calcolando la media dei rigori che stanno dando in ogni turno del campionato, che secondo me è esagerato perché tu sai Molto meglio di esagerato. me che hai giocato, quanti rigori avrebbero fischiato quando giocavi tu? Cioè, sta diventando un Pochi, po' pochissimi. esagerato. Dovrebbero Sì, cambiare sicuramente infatti. questa regola perché già Parma Fiorentina, ad esempio, 1-2-3 rigori e parliamone sui rigori. Cioè, ai tuoi tempi probabilmente non avrebbero fischiato manco uno. Guarda, forse il primo ci poteva anche stare perché era davanti a Gagliolo e quindi lì ci può stare che tocchi, ma gli altri Però due hai dei lasciano un po' a dubbi? desiderare. Sì, c'era, No. poteva darlo come no. Esatto, assolutamente. Prima di salutarti, Davide, ti leggo altre domande che ci sono arrivate al volo perché mi pare corretto. Ci hanno scritto e quindi qua sotto nei commenti metterli davanti. Allora, Milinkovic, Savic o De Paul? Chi metto? Questa è bella. Tutti e due, no? Sarebbe da mettere tutte e Sarebbe da due, mettere però tutte e se due, devi, però. dovessi, Io non so se chi sono le devi, altre due, se riesci a scriverci al volo, Giuseppe, per sapere quali sono le alternative, ma i due giocatori penso che si debbano mettere tutti e due. sì, se poi devo Devi scegliere fare una uno. scelta, visto che Milinkovic De Paul, De Paul, visto che perché visto Milinkovic che non gioca, Milinkovic non magari gioca, magari. De Paul ha De più Paul ha più tempo a tempo a disposizione disposizione per per andare riuscire a a far gol. fare Mettiamo quest'altra domanda di Matteo. Falco o Carles Perez? Beh, in questo Beh, in momento questo direi momento Carles direi Perez Carles perché è un Perez giocatore che perché è un sta giocatore che facendo sta facendo veramente bene. veramente bene. Anche se la Quindi Roma non andiamo sta con la facendo Roma sta grandissime facendo partite. le partite. Perfetto, perfetto. Ah, ecco, ci ha risposto Giuseppe. Ha un bel centrocampo, Giuseppe. Luis Alberto, Gomez, Ilicic, Milinkovic Savic e De Paul. De Paul, Però direi De Paul. Ilicic, eh sì, assolutamente, perché loro tre si devono mettere. Tra l'altro, Ilicic nel fantacalcio dove gioca Giuseppe, è listato centrocampista, di solito sarebbe listato attaccante, quindi questo un po' Attaccante. cambia parecchio. Quindi, ovviamente, questi tre vanno schierati. A questo punto, mi pare corretto mettere De Paul, visto che Milinkovic Savic parte dalla panchina. E così si evita di mettere due della Lazio, anche se sono, a
assolutamente tutti e due più che schierabili, Savic e Luis Alberto, assolutamente. Ultima, ecco, tre in difesa, ecco, l'ultima domanda che è questa. Ecco, tre in difesa tra Theo Hernandez, De Vrij, Romagnoli, Radu, Lirola e Dalbert. Direi Dalbert Direi perché in Dalbert questo momento che sta in questo facendo momento bene, sta la facendo bene, Fiorentina la Fiorentina sta avendo anche sta avendo condizioni fisiche e anche mentali. mentale. Theo Theo Hernandez, anche se Hernandez, gioca contro anche la se gioca contro la Juve, Juve, però è un giocatore che è un fa gol, giocatore fa che fa gol, l'assist fa e quindi può l'assist e mettere in quindi può mettere in difficoltà difficoltà Quadrado sulla Quadrato fascia. sulla fascia. E poi Poi direi direi Radu. Radu. Perché Romagnoli contro la Romagnoli Juve è una contro la partita un Juve, po' la partita un tosta, po' De Vrij a tosta, De Verona, Vrij a che sembra che Verona, giochi contro sembra il che giocava contro Verona. il Verona. E il Verona è una È squadraccia una da affrontarla squadraccia da perché è una squadra affrontarla che perché è una corre. squadra che corre. È vero, è vero. Assoluta. Lirola non lo prendiamo manco in considerazione perché, tra l'altro, è anche in ballottaggio con Venuti. E qui, anzi, ti dirò che probabilmente giocherà Venuti che ha giocato Benvenuti ieri a domenica Parma. sera ha fatto Ha fatto una una bella grande Parma, partita a sì. Parma, sì. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Vediamo un po', ecco, ci saluta nel frattempo Giuseppe, grazie a te, ovviamente. Ultima, ultimissima Speriamo, domanda, speriamo che ecco. ci dica la grazia. Esatto, ne parliamo dopo la 31esima. Ci chiede Fabio, ciao Davide, che ne pensi di Barak? Un saluto. Barak, Guarda, centrocampista Barak è un dell'Udinese, giocatore che è arrivato è arrivato a Udine e ha fatto e ha molto fatto molto molto bene. molto bene. Poi dopo si è Poi perso dopo un si è po' anche perso per un po' via anche per via di di fastidi fastidi muscolari e muscolari e infortuni. infortuni. Però a Lecce Però a Lecce sta tornando su sta grandi tornando su grandi livelli. livelli. Non è Non facile è perché facile Lecce perché è Lecce sicuramente è una squadra che sicuramente si una deve squadra che si deve salvare e ha salvare e ha bisogno bisogno dei gol e degli dei gol e assist di degli Barak assist di Barak perché perché non può non può solo solo sostenersi con i gol sostenersi di con i gol di Fancoso. Fancoso. Eh sì, tra l'altro sul rigore, Quindi perché i comunque giocatori di i qualità giocatori di devono qualità dare devono un dare punto un maggiore. punto maggiore. Eh sì, magari ci si aspetta Però un un ottimo po' di giocatore. più Però un ottimo giocatore. anche da Saponara, fondamentalmente, che è un altro giocatore molto tecnico, e Certo, certo. sicuramente Babacar dovrebbe fare meglio di quello che sta facendo, appena due gol in stagione, la Padula è infortunato, non ritornerà prima di metà luglio, il Lecce se non trova le reti è difficile poi trovare una salvezza, lo sai, Sì. anche se è una bella squadra, allenata benissimo Certo. da Fabio Liberani, ma se non la metti dentro, fondamentalmente non ti salvi, ecco. L'ultimissima domanda, Si fa Davide, fatica, sì. che ci è arrivata adesso, e poi ti saluto. Nello Giordano ci chiede Muriel o Caicedo? Bella Ma anche io questa. stravedo per Muriel, Stravedo per Muriel. Ho Ho avuto continuato con con lui lui a a Lecce, era Lecce, molto, è il primo Muriel, tra l'altro. era molto Era molto giovane, ma giovane, un ma giocatore di un giocatore grandissima di qualità qualità e e Gasperini gli sta Gasperini gli sta facendo facendo fare fare il il campionato migliore campionato della sua migliore della sua carriera. carriera. Eh sì, 16 gol. Non giocando Non quasi mai. giocando quasi mai. È vero, è Quindi verissimo. lui ha fatto, ha fatto più più gol da gol da subentrato che da subentrato che da titolare. titolare. È vero, è vero. Quindi dico a Quindi Muriel, dico perché Muriel anche se perché anche se stasera si non giocherà, giocherà non giocherà dall'inizio, dall'inizio, domani scusa, domani domani scusa, giocherà domani giocherà dall'inizio, dall'inizio, ma quando ma quando entra riesce a rompere entra le riesce a partite. rompere le partite. È vero, Un verissimo. Quindi giocatore sicuramente così un e io giocatore lo così metterei, io lo scriverei metterei sempre. sempre. È vero, sono pienamente d'accordo con te. Bene, David, siamo arrivati alla fine di questa breve chiacchierata. Ti ringrazio per questa diretta sul Fantacalcio. Avremo modo poi, ci risentiremo per organizzarle delle altre. Chiaramente vediamo un po' come andrà la tua top 11 che metteremo nei nostri social. E grazie ancora, godiamoci un po' questo campionato, questo Fantacalcio. Ci sentiamo presto per una nuova diretta, ok? Grazie a voi Grazie a e spero di voi aver e spero dato di dei aver dato consigli dei consigli giusti a chi mi ha fatto a le chi mi ha domande. fatto le domande. Grazie a Grazie a tutti tutti e buon e buon Fantacalcio a tutti. Fantacalcio a tutti quanti. Grazie mille, ciao David, ciao ciao, Ciao buona a tutti. serata, ciao ciao, ciao, Ciao buona ciao, ciao, sera. buonasera. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con Davide Michele che ci ha aiutato a risolvere i vostri dubbi di formazione. Chiaramente adesso metteremo ancora dei post, un post sulla nostra pagina Facebook per gli ultimi consigli di questa mezz'ora, perché alle 7:30 inizierà appunto Lecce Lazio, ormai sono le 19:05. Grazie per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime dirette, vediamo un po' adesso come organizzarle perché non è semplicissimo tra
anticipi, posticipi, dare le formazioni ogni volta, però se riusciamo organizzeremo sicuramente da qui a fine campionato qualche altra diretta con qualche ex giocatore che chiaramente è malato come noi di fantacalcio. Un saluto da parte mia, da Luca Di Leonardo, un saluto dallo staff di tuttofantacalcio.it, seguiteci, ciao ciao e buon fantacampionato a tutti, ciao ciao!